Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Gesù fa due cose e ci vuole dare due messaggi. Dà un compito preciso ai discepoli e poi li saluta prima di andare in cielo. Ora cerchiamo di capire e di analizzare bene queste due azioni di Gesù. Gesù sta salutando i discepoli e gli sta dando un compito: battezzare tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù quindi chiede ai suoi amici di andare in giro per il mondo a testimoniare la sua parola. Ma come si fa a testimoniare la parola di Gesù? Anche i discepoli non erano molto convinti e avevano dei dubbi. Gesù è venuto al mondo per insegnarci a vivere. Si è fatto uomo, è morto, è risorto, per donarci la vita e farci capire che fa sul serio. È venuto per farci capire che possiamo fidarci di Lui. Gesù ha fatto suo, ha raggiunto il suo scopo sulla terra e quindi adesso deve tornare in cielo, che è il suo posto, che è la sua casa. Ognuno di noi ha uno scopo, un compito su questa terra e Gesù ci ha insegnato qual è. Il compito dei discepoli è proprio quello di andare per il mondo e raccontare la storia di Gesù, perché anche altre persone credano. Ma noi? Chi siamo noi? Non siamo forse anche noi discepoli e amici di Gesù? Allora, questo è anche il nostro compito. Ma come si fa in concreto? Vediamo. Io vado a catechismo, sono disponibile, vado a messa, aiuto la nonna, preparo la tavola, cerco di non litigare con i miei compagni di classe, ascolto chi ha bisogno di un conforto, sono un buon amico, faccio volontariato e poi? Cosa dovrei fare poi? Nulla di più. Sii te stesso e gli altri vedranno in te una brava persona che rappresenta l'immagine di Dio. La prima cosa che Gesù ci dice oggi è: vai e testimonia la mia parola con la tua vita, perché se lo farai mi sentirai sempre vicino a te. Il brano di questa domenica è corto ed è l'ultimo pezzettino della storia di Gesù che viene raccontato nei Vangeli. Con oggi si conclude tutto, basta, fine della storia. Ma è vero che finisce tutto? Gesù oggi torna al cielo, lasciando qui il suo messaggio e i suoi amici, i discepoli. Ma non se ne va lasciandoci qui tutti soli abbandonati. Infatti, proprio prima di andare, ci dice un'altra cosa. Sappiate che io sarò sempre con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E allora no che non finisce tutto, anzi, Gesù rimane con noi ed è sempre con noi anche adesso in questo preciso istante. Ma è con noi con lo Spirito. Rimane sempre con noi attraverso gli altri, attraverso le persone che incontriamo sul nostro cammino. E allora testimoniamo la sua parola per poter essere quell'incontro per gli altri e far sì che gli altri possano essere quell'incontro per noi.